Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, stasera io avevo intenzione di fare una live, ma non riesco perché per impegni miei personali purtroppo sopraggiunti, e poi tra l'altro perché chi avevo invitato purtroppo non può essere presente, al che abbiamo detto, ho deciso di rinviare il tutto al 9, quindi 9 trasmissione speciale, quindi faremo uno speciale di Noi Siamo Nerazzurri, dove andremo a valutare Bari Pisa e Pisa Ascoli. Bene, io quindi faccio questo video perché non l'ho fatto in precedenza. Intanto pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ma perché faccio questo video? Per puntualizzare, perché io, voi sapete, ero a San Nicola a Bari, ho fatto il video, ma non ero sicuro di aver visto bene, anche perché dagli spalti si vede e non si vede il discorso rigore non dato a Touré, quindi al nostro Pisa. Bene, io poi sono andato a rivederle, eccetera, eccetera, poi ho aspettato le varie vicende, insomma, i vari commenti, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, anche la posizione della società mi interessava vedere quelle che sarebbero state le posizioni societarie. Bene, detto questo, il mister è sceso in conferenza stampa al San Nicola e tra l'altro a me mi è anche, diciamo, fatto piacere perché, insomma, un mister che ha detto chiaramente, a chiare lettere, che il rigore c'era tutto ed è stato negato. Comunque, vediamo il fermo immagine prima di andare avanti. Eccolo qua, fermo immagine è questo. Un caprile che dà sostanzialmente un cazzotto sul mento a Touré. Cose da far male, tra l'altro, cose veramente da far male. Quindi non disinteressandosi direttamente al pallone è andata a prendere l'avversario, ok? Quindi rigore netto, solare e pacifico, come ormai avrete sicuramente, ormai tutti l'hanno detto, tutti hanno fatto vari commenti, eccetera, eccetera. Quindi un arbitro cosso che fondamentalmente vede solo l'espulsione di Ras, no? L'espulsione di Ras si vede l'ammonizione, si vede la doppia ammonizione e si vede quindi l'espulsione. Quella si vede fuori da ogni dubbio, ma io non avevo dubbi che quest'arbitro... Io vorrei sapere una cosa, no? Ma in federazione, al di là, siamo partiti con la disgrazia solita cittadella, perché noi quando andiamo là, gli arbitri, io non so come mai, non so il perché, sta federazione insiste e persiste con questi arbitri nelle partite più delicate. Quindi siamo partiti con 3 rigori inventati, totalmente inventati, un VAR assente, proprio negativo, forse uno ce n'era al Cittadella di rigore per il Cittadella, forse, e ripeto, forse, e ribadisco, forse, uno, diamoglielo buono, concediamolo. Quindi un cosso negativo sotto ogni punto di vista, un arbitro fondamentalmente assurdo, oltre a questo anche i falli che ha dato, quindi vede solo i falli che fa il Pisa, i falli che fa il Bari ovviamente non si vedono. Abbiamo la mortadella negli occhi, no? La mortadella, quella con i pistacchi, presente? Uguale, stessa identica cosa, veramente imbarazzante questa, veramente imbarazzante. Ma andiamo avanti nel discorso e vedremo che nel mondiale Argentina-Polonia, per lo stesso fatto, è stato concesso rigore, ovviamente stesso identico fatto, né più e né meno, viene concesso rigore. Poi noi abbiamo gli amici del VAR che sono lì a prendersi un caffè, facciamo un trittico lescano, no? Quindi Marini al VAR, Avar muto di nome e di fatto, proprio muto di nome e di fatto, semplicemente imbarazzanti. Abbiamo voluto il VAR, ci siamo, diciamo così, sgolati per avere questo VAR. Al momento che esce il VAR, con la Ternana, se avete visto, la Ternana ha preso la palla, non mi ricordo il giocatore, ma scivolato, ha preso il pallone con la mano, giustamente c'è stata una deviazione della traiettoria della palla ed il gol è stato annullato, ma giustamente, né più né meno.
E lì il VAR è intervenuto, ha richiamato l'arbitro, la signorina è stata richiamata e la signorina è andata a valutare il VAR e quindi ha dato effettivamente, ha visto la review e quindi ha dato il penalty, quindi la punizione e non ha convalidato la rete. Giustamente, né più né meno. Ma ora, al di là che uno sia tifoso, le cose queste sono le cose giuste e quella è una cosa giusta. Né più né meno. Il VAR inesistente, un arbitro penoso, un VAR assurdo. Ma io dico assurdo, ma per non dire veramente, ma siamo a livelli collegiali, ma neanche a livelli collegiali. E questa federazione? Tutto a posto, tutto bene, ci mancherebbe altro. Ma questo magari ce lo ritroviamo pure fra le palle di gioco, no? Per non dire qualcos'altro, ce lo ritroviamo pure fra le palle di gioco. Questo è il discorso, come quello poi di Cittadella, prima o poi è normale, no? Che ci ricapita. C'è una cosa assurda, penose, veramente penose. Al VAR ovviamente si prende il pasticcino, si prende il caffè, si prende, non lo so, si guarda magari un film nel frattempo, non lo so, io per l'amor di Dio, non è che, per carità, ma cioè, cose del genere, l'arbitro va richiamato, ma subito, ma immediatamente va richiamato. Ci guarda, vattela rivedere, perché qui c'è qualcosa che non va, vattela rivedere. Quantomeno fai la finta e vai a vedere la review. Semplicemente imbarazzante. Siamo contornati da una federazione e da degli arbitri che sono imbarazzanti. Ma imbarazzanti è dire poco, ma per non dire qualcos'altro, assurdi, veramente assurdi. Si sta rasentando l'assurdo e nessuno prende provvedimenti. Una cosa incredibile. Si falsano i campionati in questa maniera. Si falsano i campionati. È anche vero che concesso rigore va realizzato. E non è detto che magari il Pisa poteva realizzare il gol. Chiaro, questo è per l'inciso. Perché poi, insomma, voglio dire, è un rigore, non è un gol dato. No, è un rigore, quindi poi va realizzato. Intanto dai il rigore, che c'è ed è palese ed è solare, quindi poi può darsi anche che cambi la partita, ma sicuramente cambia la partita, magari Ras non viene manco espulso. Cioè, questo è il discorso. Qui stiamo falsando i risultati e stiamo falsando le partite, che è dall'inizio del campionato che facciamo questo. Ma la vogliamo finire? Ma la vogliamo finire una volta e per tutte? La vogliamo finire? Io vorrei dire anche questo. È una presa in giro anche per chi segue la squadra. Cioè, la federazione si deve mettere una capoccia, che alla fine ci sono anche i tifosi che vanno e seguono. E vedere questo scempio, perché questo non è altro che uno scempio, è un prendere in giro anche chi va a vedere le partite. Va bene? E tanto siamo tre amici e si va al bar. No, non si fa il VAR, si fa il bar, si fa lo spuntino, si va lì, si mangia una crocchetta, si beve non lo so io cosa, un crodino, e la partita va, sì, ma poi la vediamo dopo la partita, ma chi se ne frega, ma non è così che funziona. Cioè, se devi salvare, e quindi devi fare il tuo lavoro, se lo vuoi fare, se no vai a fare altro. Lavoro o lobby o chiamalo come vuoi, va bene, se no vai a fare altro. Io non credo che uno sia obbligato, non è che è minacciato, devi fare quello. No, uno va, lo fa, non ritieni opportuno di farlo, vai a fare altro, vai a fare, non so, l'arbitro di ping pong, l'arbitro, non so, di hockey su ghiaccio, vai a fare, cioè ce ne sono miliardi di sport, cioè non ho capito io. Pallavolo, non lo so, tennis, che ne so io. Vai a fare altro, no? Marini, muto, che sta muto. Vai a fare altro. Ci sono tanti sport che potresti fare. Probabilmente avresti maggior successo. E la federazione dovrebbe eliminare sul nascere queste cose. Cioè, o quantomeno dovrebbe prendere dei seri provvedimenti. Poi magari non neanche presi, per l'amor di Dio. Non si sa, non si saprà mai. Non lo so, io è uno scempio, uno schifo, uno scempio.
uno scempio, uno schifo e uno scempio. Né più e né meno. Perché questo è il discorso, no? Uno schifo, uno scempio, uno schifo. E si va avanti così. Quindi D'Angelo, con giusta ragione, è sceso nella conferenza stampa e ha fatto bene a dire quello che ha detto. Non ha detto niente di più, però ha detto che il rigore c'era, era solare e è stato negato. E il VAR non è stato, non è intervenuto. Il VAR si fa una ricca paccata di affaracci suoi, con tanto di pasticcini e crudino, oppure non lo so, caffè al ginseng o come la volete voi, e poi non si gioca così. Però il doppio fallo di Ras si vede, si vede come uno schifo, semplicemente uno schifo, uno schifo. Bene, detto questo, domani c'è la partita, d'accordo, saremo tutti, io sarò all'Arena Garibaldi, tutti quanti saremo all'Arena Garibaldi, e poi il 9, mi raccomando, qua presenti alla trasmissione, noi siamo nei Nerazzurri, sono invelenito, imbufalito, incazzato, nero. Io dico questo, il Pisa resta e tutto il resto passa.